Ma buonasera a tutti, innanzitutto anch'io voglio ringraziare ovviamente tutti i presenti, voglio ringraziare anche il Partito Democratico di Casalecchio, tutti i volontari che rendono possibile serate come questa e davvero ci danno una straordinaria occasione, lo ricordo sempre, per autofinanziare la nostra attività politica, che è una delle fondamentali elementi di indipendenza del Partito Democratico, che lo differenzia da tanti altri. Quindi innanzitutto un grazie di cuore a loro, siamo stati prima a salutarli, a ringraziarli anche per la calura incredibile che nelle cucine c'è in questo momento. Che Partito Democratico di Bologna immaginiamo? Io immagino un Partito Democratico, ho provato a dirlo qualche giorno fa, con una volontà che è quella di portare un contributo fattivo, un contributo di idee al dibattito vero, che credo sia normale fare. Vedo che c'è qualche stupore rispetto al fatto che si voglia, in una tempistica abbastanza serrata che ci vedrà da qui al 15 ottobre, discutere del nostro partito in un momento così delicato come questo. C'è qualche stupore, vedo, di troppo nel fatto che qualcuno voglia fare un dibattito serio, un dibattito vero. Veniva ricordato tra l'altro da Francesco un attimo fa, è da tempo che non ne facciamo, anche l'ultima occasione è stata un'assemblea, non è stato un vero e proprio congresso, e quindi credo veramente che ci sia un grande bisogno di ossigenazione di idee del nostro partito, ci sia un'occasione bella per farlo, e credo che dovremmo essere all'altezza di questa occasione. La mia volontà è quella appunto di portare un contributo perché il Partito Democratico diventi sempre di più un partito utile. Ho detto nei giorni scorsi, lo ribadisco, utile vuol dire percepito come utile rispetto ai problemi delle persone, all'agenda politica delle persone, alla quotidianità delle persone, a quello che sono le preoccupazioni che in questo momento, in una fase storica particolarmente complessa, che mette di fronte a sfide in alcuni casi epocali, che sappia dare risposte concrete, che sappia dire dei sì che siano sì e dei no che siano no, e che quindi identifichino il Partito Democratico rispetto alle proprie posizioni, lo facciano trovare in una posizione di chiarezza rispetto a il tanto chiacchiericcio su cui spesso si fonda la politica politicante. Invece credo che noi abbiamo la necessità di un partito che sappia dare un orizzonte molto chiaro, netto, radicale alle nostre persone, in particolare ai nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti, e che dica con chiarezza cosa vuole fare sui temi di massima complessità. Per fare questo c'è bisogno anche di discutere come rigenerare gli strumenti e le modalità di discussione nel Partito Democratico. Noi abbiamo fondato il Partito Democratico 10 anni fa, era un'epoca storica molto diversa, che certamente prendeva del tanto della militanza degli anni passati, dei partiti da cui nascevamo. Sono passati 10 anni, è cambiato tutto, è arrivato il web, tutto viaggia molto più velocemente. Oggi probabilmente è necessario non certo disperdere quelle forme importanti, qui ve n'è una straordinaria che va conservata, preservata e rafforzata, che sono le feste dell'unità, ma certamente bisogna davvero sempre di più darsi strumenti anche nuovi per alimentare questo dibattito di idee, e farlo con generosità, aprendosi anche, lo diceva Francesca e io lo condivido molto, aprendosi anche al contributo di tanti che sono fuori da noi, aprendo una relazione stabile con quella che è la società bolognese nel nostro caso, che è fatta di competenze a cui il Partito Democratico deve avere l'ambizione di attingere. Troppe volte abbiamo dato l'idea di un dibattito autoreferenziale, di parlarci addosso, di parlarci dei fatti nostri e di non parlare invece di ciò che sta più a cuore, che preoccupa e che a volte espone anche a dei sentimenti diversi da quelli che sono, diciamo, quelli abituali della nostra gente. Io ho detto che due temi fondamentali che bisogna mettere al centro della nostra agenda politica dei prossimi mesi sono la sicurezza e sono l'immigrazione. Possono sembrare temi lontani dalla nostra agenda politica più classica, dove spesso noi ci siamo limitati in alcuni casi a parole un po' retoriche, a parole che ci rincuoravano rispetto al nostro essere di sinistra. Noi dobbiamo invece riscoprire il gusto di ribadire il nostro essere di sinistra, di ribadire le nostre scelte di solidarietà, ma affrontando, attraversando la complessità
complessità di questi problemi e dicendo cose a volte anche scomode, anche e soprattutto ascoltando quelle che sono le preoccupazioni, a volte anche le rabbie delle nostre persone. A me è capitato qualche settimana fa di andare dal sindaco di San Pietro in Casale, che aveva avuto una situazione molto, diciamo, particolare, cioè dei cittadini del suo comune che avevano fatto delle barricate in strada contro l'arrivo di migranti. Potevamo chiuderci in un qualche dichiarazione a mezzo stampa, limitarci a dire razzisti. Certamente in quell'atteggiamento c'era un'espressione che non è accettabile rispetto alla esigenza di farci carico di un problema così complesso che non si risolve mettendo due macchine di traverso per la strada, ma quella capacità di ascoltarle quelle preoccupazioni, di spiegare anche cosa vuol dire accoglienza, come a nostro avviso si può fare buona accoglienza avendo però anche a tema la sostenibilità e quindi il tema dei numeri. Non si fa buona accoglienza accogliendo tutti, ma avendo dei numeri certi e privilegiando soluzioni che sono sostenibili rispetto a un'idea generica di accoglienza di tutti. Ecco, siamo andati là col sindaco, con la cooperativa sociale che realizzava quell'accoglienza, col distretto, a spiegare, ad ascoltare, a confrontarci con quelle paure. Ecco, io vorrei che il mio partito fosse lì con me quando faccio questo. Io in questi anni non l'ho avuto a sufficienza lì con me, lo dico con rammarico, non lo dico contro Francesco o contro altri dirigenti del mio partito, dico solo che perdiamo un'occasione storica che è quella di dare risposte possibili, soluzioni sostenibili alla complessità, alle difficoltà del nostro tempo, che sono enormi, perché le cose che tutti i giorni gli amministratori, ma le persone nella loro quotidianità vivono, non sono cose che si risolvono con slogan, sono cose che sono sottoposte quotidianamente a molti slogan delle destre, dei movimenti populisti, che risolvono tutto con una battuta, risolvono tutto con una frase retorica. Noi abbiamo un'ambizione diversa, che è quella di provare ad attenuare l'impatto dei problemi, a cercare soluzioni, e credo che il Partito Democratico debba fare questo, sostenendo i suoi amministratori, producendo idee in una relazione, ripeto, stabile, forte con chi quelle idee, quelle competenze su questi temi così importanti le ha. A Bologna abbiamo una straordinaria bacino di cultura, la nostra università, le tante espressioni culturali, le tante espressioni del terzo settore, vedo qui il presidente delle ACLI provinciali, che certamente vivono anche loro il problema della crisi dei corpi intermedi, ma proprio per questo non stanno rinunciando, l'attraversano quella crisi, cercano di dare risposta, cercano anche appunto di costruire risposte nella relazione, e c'è aspettativa intorno a questo. Ecco, io non mi voglio rassegnare un'idea che il Partito Democratico ha finito la sua funzione storica e quindi è un'idea che ormai il nostro compito è superato. Io credo e vedo anche nelle tante persone che oggi non hanno rappresentanza, che si sono chiamate fuori, quel 37% alle elezioni regionali è un dato eclatante su cui abbiamo riflettuto troppo poco, e da allora non è che le cose sono andate meglio, nonostante lo sforzo. Ieri c'era qui il Presidente della Regione, si stanno facendo cose importanti, ma quel dato di disaffezione, di disillusione è ancora fortemente presente nelle persone. Io credo che avere un partito capace di essere competente sulle cose, capace di dimostrarsi capace di risolvere i problemi concreti, di stare strettamente sull'agenda politica delle persone, non divagando su temi che riguardano solo noi stessi, dibattiti interni. Purtroppo vedo che in questi giorni stiamo reiterando nell'errore. Io mi atterrò scrupolosamente a una regola che mi sono dato. Io in questo congresso parlo solo di temi, parlerò di sicurezza, parlerò di immigrazione, parlerò di lavoro, parlerò anche delle tante cose che stanno succedendo in questa città, in questo territorio metropolitano. Perché non è vero che va tutto male, siamo dentro a una fase che invece vede Bologna avere delle opportunità. Quelle opportunità però non basta averle, vanno raccolte, vanno ravvalorizzate, vanno sostenute anche dalla politica, per non farne solamente un insieme di magari buone pratiche amministrative o di buone occasioni per la nostra città, ma per fare delle scelte politiche fondamentali in cui il Partito Democratico si gioca una chiara identità, una chiara scelta di campo. Ecco, io credo che fare questo in un congresso provinciale sia assolvere al compito della politica a queste latitudini, e credo anche possa essere un utile modo per dare un contributo al Partito Democratico Nazionale e rispetto al quale Bologna continua ad essere ed è una parte fondamentale. Ecco, io credo che vada anche recuperata questo ruolo di Bologna sul piano regionale, sul piano nazionale,
vada rivendicata con forza, ma vada rivendicata non solamente nei numeri delle tessere che facciamo da queste parti, ma vada rivendicata col coraggio, con la forza delle idee che mettiamo in campo, con le esperienze amministrative non solo, e con la forza appunto di un dibattito all'altezza delle aspettative di questo tempo. Ecco, io spero che il nostro dibattito possa essere questo. Ultima cosa che dico: il tema della, lo citava anche questo Francesca, della città metropolitana. La città metropolitana non è semplicemente un'istituzione, è una, anche qui, una sfida, un'occasione gigantesca. Gran parte dei problemi che richiamavo prima, l'immigrazione, la sicurezza, il lavoro, non si risolvono in maniera adeguata nei confini stretti di una responsabilità amministrativa comunale. Hanno bisogno di un contesto che è quello metropolitano. Noi l'abbiamo fatto, ad esempio, io sono stato capofila, Bologna è capofila di un progetto metropolitano sul tema dell'accoglienza dei migranti, e abbiamo visto concretamente come non lasciare soli i singoli comuni, ma costruire progetti che hanno un'ambizione metropolitana è possibile, perché abbiamo radunato 42 su 44 comuni del nostro territorio, tutti quelli del Partito Democratico, solo due comuni governati oggi dal centrodestra sono chiamati fuori, peraltro a mio avviso in maniera sbagliata, perché questo non li metterà al riparo dal tema dell'accoglienza, ma si è verificata sul campo una possibilità gigantesca che c'è nell'affrontare in termini metropolitani problemi che hanno dimensioni che necessariamente chiedono quel livello di governo. Ecco, io credo che di tutto questo sia giusto parlare, sia giusto investire una classe dirigente che sui territori, nei circoli, nelle feste, nelle amministrazioni già di questo si sta occupando quotidianamente.